Siamo a Chieti presso la casa dell'onorevole Giovanni Pace, ex governatore della regione Abruzzo. Salve, onorevole. Buonasera. Buonasera, siamo qui per parlare della vicenda della recente alluvione che ha risparmiato la collina teatina dal pericolo dell'alluvione e ha anche evitato parzialmente stranamente questa volta Chieti non ha avuto il pericolo frane che c'è stato in altre circostanze. Come mai, onorevole, lei che è anche un tecnico, una persona esperta, sulla vicenda del pericolo frane e del consolidamento della collina di Chieti? La collina di Chieti è stata interessata da una serie di interventi, ricostruzioni, di prevenzione al pericolo frane. La collina di Chieti era assoggettata, assoggettabile ed è stata assoggettata da numerose frane che hanno inghiottito anche delle costruzioni. Mi ricordo nel 1969 Fosso di Renzo, la frana a Fosso di Renzo ha determinato la evacuazione di numerosissimi cittadini, quelli che abitavano le case nel circondario di Fosso di Renzo, vieni con la Guardia Grele, eccetera, che sono dovuti andare ad abitare in altre case prese in affitto dal comune e dalla provincia di Chieti. Eppure, benissimo, ci sono state una serie di interventi grazie ad iniziative di un parlamentare di questa città che sentiva il dovere di fare questo. Questo parlamentare rispondeva al nome e risponde al nome di Giovanni Pace. Sono stati eseguiti in collina di Chieti per opere di prevenzione perché non avvenissero più le frane circa 50 milioni di euro. C'è ancora qualcosa da fare per definire quel progetto, per completarlo, che fu chiamato Progetto Chieti dall'allora sottosegretario alla Protezione Civile, che risponde al nome di Franco Barberi, un gentiluomo che io devo ancora ringraziare, devo ancora dargli atto della sensibilità che ebbe nei miei confronti, nei confronti del problema che io gli ponevo perché la collina di Chieti fosse interessata da opere di prevenzione. La mia regola è la seguente: vi sono degli accadimenti che possono evitarsi prevenendoli, e facendo prevenzione si spende di meno di quanto non si spenderebbe per intervenire a riparare il danno una volta che si fosse verificato. Quindi adesso la collina teatina è molto più sicura rispetto al La passato. collina teatina è sicura per il 75%, l'80%, perché un'altra quota di opere deve essere fatta, e anche per questo io, avendo ovviamente zero ruoli, non ho ruoli, sono un cittadino, però me ne sto interessando, non fosse altro confrontandomi con l'attuale sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Se noi riuscissimo a fare ancora queste poche opere, che tra l'altro sono qualche volta necessarie al fine di non far rovinare le opere già eseguite, potremmo dire che abbiamo messo a sicuro la collina di Chieti per quanto riguarda il dissesto idrogeologico al 100%. Oggi stiamo al sicuro all'80%. Questa volta infatti pare che il sistema di difesa ha tenuto, infatti No, no, non ci sono no, stati gravi problemi sì, ha frane. tenuto, ma ormai tiene questo sistema di opere di prevenzione. Io voglio sottolineare a lei, che è un giovane giornalista, la prevenzione. La regola deve essere questa: prima che avvengano certi accadimenti luttuosi, bisogna fare prevenzione per evitarli, questi accadimenti. Vale anche per il terremoto, eh? Tra l'altro, in questi giorni, come abbiamo visto, Pescara purtroppo è stato un disastro, si è alluvionata, il fiume ha straripato, molti hanno puntato il dito contro i lavori che sono stati fatti al centro commerciale Megalò, perché dicono che l'argine si è troppo ristretto, bisognerebbe fare un argine più largo per evitare che il fiume prenda velocità e colpisca la città. Lei cosa pensa su questa vicenda? Tra l'altro nel 92 c'è stata già un'alluvione. Cosa ne pensa lei, da parere di ex politico comunque, che è stato anche presidente della regione? Beh, io vorrei conservare la serietà che ha sempre caratterizzato i miei interventi, forse
sono stati qualche volta errati, ma insomma sempre impostati a serietà. Io non posso parlare del megalò tecnicamente parlando e dell'argine perché non conosco tecnicamente l'argomento. So che megalò 1 è stato realizzato, ormai sono più anni, insomma, credo che sia una decina d'anni, insomma, che è avvenuta quella realizzazione, il popolo di Chieti e dell'Interland teatino frequenta, fruisce di quella struttura di più, io non so dirle perché non ne so nulla e non so nemmeno da chi e come abbia avuto inizio la procedura autorizzatoria, insomma, tanto per capirci. Quindi non posso dirle nulla. Quello che so dirle è che, perché leggo sui giornali, ci sono ipotesi di ampliamento di Megalò, ipotesi che si chiamano Megalò 2 e Megalò 3, sulle quali il sindaco di Chieti, l'amministrazione di Chieti, sono particolarmente attenti per appunto individuare le situazioni di concedibilità o meno delle autorizzazioni. Ringraziamo l'onorevole Giovanni Pace, da Chieti è tutto, Cristiano Vignale.